Buonasera a tutti. Vergognatevi, vergognatevi, vergognatevi. Mezze seghe, uomini senza palle, giocatori senza palle. Io posso accettare tutto in questo video post partita di Torino-Milan, perché abbiamo giocato una partita. Io posso accettare tutto, che non abbiate più motivazioni, che il secondo posto sia già consolidato, che la Champions sia già matematica. Ma non esiste! Non esiste farsi prendere per culo! Non esiste farsi prendere a cagaiuzze dal Torino! Non esiste! Non esiste! Non esiste! Non esiste! Perché io posso anche capire che l'allenatore ormai non lo seguite più, che non l'avete mai seguito nell'ultimo anno, che non vedete l'ora che si leva dalle palle. Ma io parlo ai giocatori. Non avete un briciolo di palle! Non avete un briciolo di palle! Vergognatevi, vergognatevi. C'è modo e modo di perdere una partita. Modo e modo di perdere una partita. Una partita che per noi non contava niente. Ma farsi prendere in giro no! Farsi prendere in giro no! Fate schifo, fate schifo. Non meritate all'ultima giornata il tifo. Mi dispiace per Olivier, mi dispiace per Olivier, ma lo sciopero deve andare avanti. Non meritate che la gente venga a vedervi. Non lo meritate, non lo meritate. Perché siete delle merde, siete delle merde. Oltre che, ma io questo lo dico ai calciatori, perché non esiste farsi prendere per culo, anche volendo perderla la partita. Non in questo modo, non in questo modo. Perché tu oggi hai dimostrato quanto facciamo schifo come giocatori. Perché ormai io ormai con Pioli non me la prendo più, perché una partita è rimasta. Ma con Fonseca sarà anche peggio. Io lo dico già da mo'. Con Fonseca sarà anche peggio. Con Fonseca sarà anche peggio. Meritiamo la retrocessione. Meritiamo la retrocessione. Per lo schifo di cosa mettiamo in campo. In campo non mettiamo niente che assomigli a una squadra. Niente che assomigli a degli uomini. Perché io rimango sconcertato dai due gol che abbiamo preso. Dai due gol che abbiamo preso. A difesa schierata, di testa. Il primo Zapata che salta in mezzo ai due centrali. Il secondo gol non ne parliamo. Il terzo di Riccardo Rodriguez che nessuno contrasta. Ma Benasser su Pellegrini nel secondo gol che neanche gli fa fallo, neanche lo contrasta. Io ribadisco questo video che faccio solo per i miei iscritti al canale, che voglio salutare, voglio che vi iscriviate al mio canale in modo che cresca, in modo che cresca. Voglio che fate le donazioni, così almeno questo schifo mi passa, perché io non pensavo di essere rappresentato dagli uomini senza palle. Perché lasciamo perdere tutto quello che è, ma farsi prendere per culo. Non, perché quello stasera. Ma come ti hanno preso per culo mezza Serie A? Ma ce l'avete un briciolo di palle? Io dico ai calciatori. Un briciolo d'amor proprio, un briciolo di maglia! Ce l'avete? Ce l'avete? Lasciamo perdere l'allenatore, che è meglio che si leva dalle palle, perché non, è ormai uno schifo più totale. Pioli ormai è un massacro. Ma io parlo a voi, voi calciatori, non avete un briciolo di vergogna, non avete un briciolo di vergogna. Per quelli che sono andati a Torino e non hanno tifato, almeno a vergognarvi di quello che state facendo. Ci può essere modo e modo di perdere. L'unico che ha giocato è Pulisic, l'unico che ha giocato, l'unico che ci ha messo un qualcosa. Fate veramente ribrezzo.
Non meritate! Non meritate di essere tifati! Non meritate! Mi dispiace per Olivier, ma contro la Salernitana! Hashtag lo stadio vuoto! Lo stadio vuoto! Al nono minuto salutiamo Olivier e poi ce ne andiamo! Al nono minuto facciamo l'ovazione per Olivier e poi ce ne andiamo! Questo meritate! Questo meritate! Perché lasciamo perdere che il Torino aveva qualcosa da giocarsi. Aveva ancora delle motivazioni, ma tu non puoi giocare in quel modo. Poi puoi anche perderla la partita, eh? Puoi anche perderla. Ma c'è modo e modo! C'è modo e modo. E con questo spero di essere stato chiaro. Io non riesco a credere a quello che sto vedendo. Lasciando perdere l'allenatore che anche oggi già capito letteralmente un cazzo, ma in campo ci andate voi. È voi che le fate le figure di merda. Perché se il Milan non vi riscatta o il Milan non vi tiene, nessuno compra queste merde. Nessuno. La figura di merda la fate voi che andate in campo. L'allenatore è una cosa, ma in campo ci andate voi! Così come l'allenatore, che nessuno, mi meraviglia ancora che qualcuno gli vuole offrire una panchina, a un allenatore che ha preso 43 gol in 37 partite. Mi meraviglio che c'è ancora chi vuole dargli una panchina. Ma questo schifo è per i giocatori. Nessuno! Nessuno vi compra. Semmai ve ne dovreste andare dal Milan. Se dimostrate di non avere un briciolo di lotta per la maglia, un briciolo di palle non le avete. Lasciando perdere questa partita, comunque la potevi anche perdere. Ma non così. Non così. Non così. È quello che fa male. Proprio il nulla totale. Milinkovic-Savic ha fatto una parata su tiro di Leao in 90 minuti. E una su tiro di Kalulu di testa. Uno schifo. Avete fatto letteralmente pietà. Colpa di tutti. Colpa di tutti questo scempio di stagione che grazie a Dio sta volgendo al termine. E non vi pensate che Fonseca possa migliorare la situazione. Anzi, quello la peggiora. Ma di questo ne parleremo l'anno prossimo. Se mai dovesse arrivare, perché ancora tutto è possibile. Ma io rimango letteralmente disgustato da chi ha giocato. Perché l'allenatore è una cosa e fa letteralmente pena. Ma in campo ci andate voi, non ci va lui. E questo potete sempre ricordare. Guardatevi in faccia, dite quando facciamo schifo. Quando noi calciatori facciamo schifo. Facciamo schifo. Perché non conta niente non avere motivazioni. Non conta niente. È una partita che non conta, non cambia la classifica. Non finisci terzo, non ti scavalca nessuno. Ma devi giocare! Devi giocare! Devi azzeccare due passaggi che siano due. Non puoi giocare in quel modo. Almeno lotta per quella stramaledetta maglia. Abbi un po' di decenza personale. Calciatore del Milan. Perché oggi avete fatto vergognare quelli che sono andati a vedervi. Ribadisco gli hashtag di questo video. Hashtag lo sciopero deve andare avanti. Mi dispiace per Olivier. Ma hashtag non meritate un cazzo. Fate schifo. Vergognatevi. Vergognatevi. Vergognatevi.
Io ringrazio chiunque metterà un pollice, chiunque vorrà donare, chiunque farà un qualcosa per me, perché io non mi sento più di vedere questo schifo. Ciao a tutti.